Ciao a tutti, ben trovati e benvenuti in questo nuovo episodio di Pokémon Diamante Lucente. Nello scorso video abbiamo affrontato l'edificio del Team Galassia e sconfitto anche il loro capo, Cyrus, e abbiamo salvato i Pokémon del lago. Ora, cos'altro ci resta da fare? Cyrus ha detto, io me ne vado al Monte Corona, accadrà qualcosa là. E Saturno ci ha detto, il nostro capo ha creato una catena rossa, scritto in piccolo rossa, non so per quale ragione, perché prima si chiamava Rosso Catena, è proprio il nome dell'oggetto. Magari hanno voluto fare una cosa un po' diversa, ci sta. E vediamo che cosa ha progettato, insomma, per il Monte Corona, cosa vuole fare. Usiamo del super repellente che è sempre gradito. Dunque, se dobbiamo entrare al Monte Corona, però mi sa che dobbiamo passare per di qua. Bene. Questa è la strada che prima non potevamo prendere. Potevamo anche farlo prima, di venire qui. Però ci sarebbe stata Scalaroccia e non avremmo comunque potuto andare avanti. Mentre adesso si può. Abbiamo trovato anche una proteina. Sempre utile se si è early game. Appena si prendono gli oggetti, insomma, tipo Surf. Appena prendevate Surf potevate venire qui. O magari se state ancora allenando qualche altro Pokémon. Allora, qui ci si poteva venire anche appena presa Scalaroccia, ma la porta che a breve vedremo, il passaggio, sarebbe stato chiuso. Allora, intanto andiamo, controllo sempre se c'è qualche strumento nascosto, Pokémon ne è pieno zeppo. A parte quelli che si vedono proprio così, a occhio nudo. Leviamo questo. Qui si esce, dove si va per di qua che si usciva? Ah, qui sopra. Bene. Vai, sì, vabbè. Strilla, per forza. Gli cammino addosso. Strilla, sì, Strilla, c'ha ragione. E qui cosa c'è? Come... mamma mia. Flacone di ferro. Una volta dentro, si riusa il super repellente perché è una chiavica, se no, con i Pokémon selvatici. Bene, si va per di qua. Qui c'era qualcosa? No. Qui? No. Neanche qui. Però l'oggetto qui che è? Oh, frana! Buono l'MT80 frana! Anche se qui hanno reworkato alcune MT, Sono... a parte che ce ne sono 100, non importa. Hanno numeri diversi. Tipo la 10 non è intro forza, ma è un'altra cosa. Le hanno un po' riviste, perché entro forza non c'è. Oh, qui in realtà se ci venivamo prima, appena presa Scalaroccia, appena avuto la possibilità di usarla, prima di aver sconfitto Cyrus all'edificio del Team Galassia di Rupepoli, sarebbe stato chiuso. Quindi, beh, adesso è aperto, quindi non possiamo vederlo. Qui, niente, e neanche qui, va bene. Io controllo sempre perché sono fatto così. Allora, qui è importante la situazione. Molto importante. Ci servirà la Lega quando Camille ci asfalterà per benino. Però potrebbe anche piacerci, se avete gusti strani. A noi reclute sono stati assegnati due nobili compiti. Primo, assicurare il successo dell'operazione. Secondo, distruggere completamente chiunque osi interferire. Ma... l'uno non giustifica l'altro. Cioè, due compiti: annientare e portare a termine la missione. Ma la vostra missione è assicurarsi il compimento della stessa distruggendo gli intrusi. Quindi perché due compiti? Dovrebbe essere solo uno. Ragazzi, dobbiamo scrivere 40 linee di dialogo. Ce ne mancano due. Cosa diamo a questa recluta? Digli che deve fare due missioni e buttaci qualcosa a caso. Ricostruzione accurata. Super repellente qui. Beh, ci vuole. Questa è quella che fa i passeggi? Brava. Brava recluta. È giunto il momento. Inizia l'era del Team Galassia. Ti è andata male, recluta? Quando giungerà il mio momento? Mai. Fa una cosa, lascia il Team Galassia e diventa mio amico. Ti insegnerò dei trucchi per diventare un maestro di Pokémon. Oh, yeah. Sì. Che bellezze. Con questa musica smooth.
Vediamo un po' di darci da fare. Anche qui ci sarà qualcosa. Quale strade non me le ricordo tutte, sapete? Però so che bisogna entrare in questo punto qui. Quello me lo ricordo. Pozione Max, utilissima anche questa per recuperare un massimo enorme di salute. Ah, ma c'era anche forza qui. Questo puzzle mi sembra che fosse più. Mi sa. No, mi sembra. Mi sa che è più complicato di quello di Red del Monte Argento. Da quello che mi ricordo, eh. E qui c'è una pepita. Bah, quanto inutile pepita. Certo, per fare un po' di soldi, ma se dai moneta amuleto al primo Pokémon in squadra, non c'è bisogno. Entriamo qui quindi prima. Qui ci vuole cascata. Quindi non è il momento. Proprio no. Questa è roba post-Lega. Oddio, anche prima di affrontare la Lega, volendo, Perché cascata la prendiamo prima dell'ottava palestra, ma possiamo usarla dopo. Oddio, in realtà dovrebbe prendersi anche dopo la palestra. Non ricordo di preciso le tempistiche, ma ci vuole l'ottava medaglia per usarla. Ah, qui ci siamo già stati, mi sono sbagliato. Bene. Entriamo. Ok. A parte che adesso saliamo comunque, no? Però non è la parte della cascata, o sì? Sì. È qua quasi la stessa. Ah, perché c'era il grottino lì. E questa è la strada giusta che io da sotto vedevo. Pensavo che cascata mi portasse direttamente sopra. Io non mi ricordo bene l'architettura di Sinnoh. Tipo, mi posso ricordare. Mi posso. Posso e so ricordare a memoria tutta quanta quella di Kanto e di Johto, ma. Anche Hoenn volendo, ma Sinnoh. Zero. Dalla terza gen in poi mi rimane difficile ricordare tutti gli snodi, tutta l'architettura del gioco. Una volta quando c'era solo un gioco lo rigiocavi all'infinito. Poi cresci, trovi un lavoro, guadagni soldi, compri giochi che neanche finisci per quanti ne compri. Attenzione perché Atti impara Perforbecco al posto di Beccata. Grande. È bello che si possano scegliere le mosse da insegnare ai Pokémon, perché non tutte sono efficaci. Quindi il gioco ti lascia scegliere, ma immaginate se le mosse elementali venissero sostituite da altre mosse elementali. Ad esempio, Fulmine è una mossa fortissima, però se il gioco decideva da solo e impostavano il parametro su sostituisci fulmine quando tuono arriva al livello il Pokémon per impararla. Era una fregatura pazzesca, invece no. Ci danno la possibilità di scegliere. Questa è una cosa molto carina in un RPG. Non ti danno la nuova abilità di default senza che tu possa usare quella vecchia. Molto molto bello. Ah, un'altra recluta, basta, basta! Tipo in Yo-Kai Watch, quando Chikalama evolve in Cicabile, il suo Energimax diventa una cagata. Proseguiamo allora. Qui c'è qualcosa. La fune di fuga non manca mai, ma va bene anche così. Ok. Controllo per scrupolo. No, level design, va bene. Ci sta. Siamo all'aperto di nuovo. No, per il momento no, lascio stare. Se non sbaglio, di là era solo per scendere, vero? Che ci dà? Caramella rara. Beh, ecco perché. Ecco. Prima di continuare, allora io voglio proprio vedermela tutta. La montagna bella bella. Poi qui c'era neve. Magari nevicasse anche dalle mie parti, ma no. Città sul mare, col cavolo che nevica. Oddio, potrebbe nevicare, ma è molto difficile che accada. Dovremmo scendere sotto lo zero e sperare. Qui nulla. Minifungo. Non che sia di molta utilità, a dire il vero, eh.
mentre qui un grande fungo, l'ultimo masso su cui xare pazzamente, vedete? Mentre la grotta che nasconde un altro minifungo, giustamente. Ma qui, no ragazzi, qui si prosegue. Ehi, 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 no no no, ferma ferma, qua è la strada giusta, oh. E mo mi sono, ho avuto un attimo un flash, qua si arriva proprio in cima. No, quindi mi hanno ingannato, erano qui solo per farmi un tranello. Bravo Cyrus, hai giocato bene. Un altro grande fungo, vabbè, abbiamo capito, qua ci crescono i tartufi. Abbiamo capito il gioco. Altre reclute. Ci sta a far lì sotto quella. Provo a scendere perché non ricordo assolutamente che cosa c'era qui sotto, perché era bloccata soprattutto. Vai, qua spacca roccia a profusione perché ovviamente c'è qualcosa da nascondere, no? Qui proprio è palese. Caramella rara, sembra giusto. Qui invece nulla, ok. Qui revitalizzante, evitiamo di comprarlo, ma tanto lo comprerò comunque un po'. E tu? Ho smarrito la strada. Dopo aver risolto gli eventi del Monte Corona tornerò qui. C'è qualcosa che non ricordo e voglio riscoprirlo. Eccoci qui. Tu, altre tre forse. Il nostro capo farà qualcosa di grandioso. Io invece devo vedermela con un intruso impertinente. Stai spegnendo il mio entusiasmo. Cerca di perdere in fretta, capito? Tanto rimarresti comunque qui a fare la guardia. Animale. E qui abbiamo... Ah, non abbiamo in doppio. Però mi sa che ce ne sta un'altra dopo di questa. Se la memoria non mi gioca un brutto scherzo. Il Team Galassia si impadronirà di ogni cosa. Cosa speri di ottenere se non leggi il testo? E schippi premendo ZR. Io intanto preparo i Pokémon per quando saremo sopra. Apti davanti. Proseguiamo. Manca davvero poco. Ecco, ci siamo. Eccoci. Ci siamo davvero. Ti sarà da fare per arrivare fin qui. È una cosa di cui andare fieri. E ora ti rimanderò a casa con quest'unico pensiero felice. Che diventa triste perché mi sconfiggi, secondo il tuo cervello. Eccoci, 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 eccoci. Sono molto di giri per questa faccenda. Pare che stia per accadere qualcosa di enorme. Quindi ti avverto, non immischiarti. Ma tanto non mi ascolterai, vero? E allora noi due ci uniremo per metterti al tappeto. Non si arrendono mai, vero? Contro di te non abbiamo speranze. Ti faremo passare. Tanto ci penseranno i nostri capi a polverizzarti. Sì, sì, è quello che dicono tutti. E allora? Ma posso cisarla la cosa? No. È bloccato, ok. Cavoli però, che visuale, eh? Bello. Il Monte Corona. Vetta Lancia. Va bene. Ora tutto si concluderà e tutto avrà inizio. Con questa catena rossa spalancherò un portale su un'altra dimensione. Ti ordino di scatenare la tua forza per me. Dialga, mitico Pokémon, padrone del tempo! Questo provocherà la distruzione di ogni cosa. Quando non ci sarà più nulla, non esisteranno più nemmeno i conflitti. La senti questa alterazione del tempo? Solo io sono in grado di fermarla.
Questo è il Pokémon creatore della regione di Sinnoh di cui si parla nei miti. Dialga, l'antica divinità del tempo. Questo mondo non potrà mai diventare il mondo ideale che desidero. È molto più facile crearne uno tutto nuovo che cambiare quello esistente. Un mondo nuovo in cui io dominerò su ogni cosa. Diventerò una divinità. E allora, Cyrus, sicuro? Che fretta c'è? Capisco che tu voglia lottare contro il nostro capo, ma prima devi vedertela con noi. Del resto mi hai già fatto fare diverse figuracce in passato. Ne ci sono anche io. Sarai anche forte, ma questa volta regoleremo i conti. Aspettate un secondo, non vorrete mica iniziare la festa senza di me? Ma questo non è il ragazzino che è scappato piangendo dalla guarguzia? Che poi lei è scappata e non lui. Ti senti pronto questa volta? E va bene, faremo una lotta 2 contro 2. Lei è molto più accondiscendente e contenta che noi, insomma, cerchiamo di dare loro del filo da torcere. Invece Martes è... vuole solo mettersi in mostra. Un po' strana come tipa. Ok, diciamo che non ci uscirei, ecco. Ok, ma perché rivinci tanto? Vabbè. Si vede che non hanno altro. Sempre a me ovviamente puntano, perché figuriamoci. Bravo. Però adesso attacca l'altro sempre. Non quello che attacca, attacca sempre l'altro che deve andare KO. Vabbè, aspettiamo che facciano rivincita un'altra volta. Oh. Attacca sempre l'altro comunque. Ah, facciamo X allora. Perfetto. Facciamo la X. Ecco qua, la marmotta puzzona. Sempre a X, mi raccomando. E invece no, bravo. Mi piaci, soldato, mi piaci. Pure Ugly. Vabbè, facile questa. Skuntank. Assolutamente Skuntank. Ok, fai la fossa. Ora, Paragli è sottoterra. Quindi che si fa? Ci si becca il lanciafiamme. Fa male però, eh. Vabbè, lo sapevo. Elsie, esci fuori. Così almeno mi prendo fossa. E non prendo danno. Che poi, ora che ci faccio caso, abbiamo Marte e Giove. In teoria, rappresentati sullo schermo, i pianeti. Non ne sono del tutto sicuro, ma dovrebbe essere così. Credo la intendessero in questa maniera. Weasel a 42 ancora? Non è un po' passatello per essere un Weasel? Ragazzi, questa va così, va. Dura. Purtroppo quando il computer decide di attaccare a caso, va così. Mannaggia la miseria, oh. Ogni volta che c'è il Pokémon sbagliato, ci picchi a te. Oh, è andata. Meno male. È finita anche questa lotta. Come? Ancora? Ne posso più. Mi hanno stancato. Ma Maria Roma, Weasel. Sì, volendo. Ecco qua. Accidenti, avrei fatto meglio a lottare da sola. Probabilmente sì. Bah, e va bene, siete diventati più forti. Ma contro il capo non avete speranza. Mica male i miei Pokémon, eh? E posso diventare ancora più forte. Però... questo è il massimo che posso fare per ora. Link, ti darò una mano così. Grazie, Barry. Ehi, Link, il resto lo lascio a te.
Oh, Dialga, ma è... Sublime, bellissimo, la creazione di una nuova galassia, il nuovo mondo. Cosa? La catena rossa si è sbriciolata! E Mesprit? Perché mai Mesprit, il Pokémon del Lago Verità, dovrebbe apparire al tuo fianco? Domanda inutile. Ormai tutto è perduto. La mia galassia non c'è più. Non posso accettarlo. Catturerò di nuovo quei tre Pokémon e forgerò un'altra catena rossa. Ma prima ti annienterò! E allora, Cyrus, capo galassia, ci siamo. Cosa? Da dove esce? È più forte ora. Ok. Acqua risale. Bello però Ancicrow. Scaccia bruma. Elimina la modifica all'ST. Ah no, che fa? L'illusione. Certo, è ovvio. Gyarados, cambio. È Vux che deve uscire a giocare. Che è tanto che non fa niente. Che se ne sta qui nella Pokéball a crogiolarsi. Nel suo hotel a 5 stelle. Bello pure Gyarados, però prepotenza ci riduce di un po' l'attacco. Ma non fa nulla. Un solo stadio non importa, facciamo Invertivolt. Te pareva? Poteva essere. Ma cavoli! Niente? Solo perché Bacca Parmen. Schifo. Combatto in testa dovrei farcela. Perché è forte Mint comunque. Vai. Potrebbe anche tentennare se non va KO. Tombola! No, usa ricarica totale. Allora gli vuole bene Pokémon. Gelo pugno? Magari lo concediamo? No. Meglio batti in testa. Ok, Beh, insomma, voglio dire, lo panni. Beh. Dai, non attaccare. Niente, non gli fa effetto i furri. C'ha ragione, meglio evitare i furri. Per me, se a voi piacciono, tranquillamente. Non c'è niente di male. Oddio, contro Weavile potrei anche mandare Anasia. E comunque è a 55, ma oramai è recuperabile quel livello. Oddio, se arrivo alla Lega che ce li ho al 60, o meglio che ho Anasia al 60 massimo, vabbè pure. Zuffa, che almeno ce la sprighiamo. Eh? Magari basta. Sembra quasi una boss rush quella che sto facendo in questo momento. Crobat. No. Vado di acrobazia. Ammetto che mi è ridotto allo stremo.
bello pure Crobat, è un bel salamotto ciccione. Bello, da strizzare quando ce l'hai sotto mano. Non male, acrobazia. Ok. Vediamo un po' lo stab come ti va con un attacco più debole. Ok, acrobazia ragazzi. Vabbè però allora. Ah, brutto colpo. Acrobazia doveva fare di più perché non ho lo strumento assegnato. Quindi il rotafuoco ha fatto un brutto colpo. Magari faceva uguale perché è da stab. Non posso accettarlo. La forza di cui si parla nei miti non solo ha fatto in modo che mi ubbidisse, l'ho anche fatta mia. Eppure, dimmi, cos'è per te il non plus ultra? Cos'è per te la perfezione? La cosa più importante, la felicità più radiosa? Beh, lasciamo perdere. Un giorno diventerò una divinità e la perfezione sarà mia. Potremmo anche andarcene. Dialga, il signore del tempo. Non saprei dire se sia triste o in collera, ma a me sembra che Dialga stia aspettando te, Link. Sembra che voglia sfidarti. Coraggio, Link, affronta Dialga. Ascolta il suo cuore, comprendi i suoi pensieri. Dialga è fuori controllo perché è stato chiamato qui a forza dalla catena rossa e obbligato a usare i suoi poteri. Dialga si aspetta che sia tu a mettere fine a tutto questo. Link, poco fa ho incontrato Barry. Mi ha detto che crede in te e che è sicuro che riuscirai a portare a termine la missione. Anch'io la penso così. Aiuta quel Pokémon, ti prego. Sta soffrendo per ciò che gli ha fatto il Team Galassia. Con calma e per piacere. Sono felice. Ah, che bellino. Pressione. Ok. Andiamo con acqua di sale, cominciamo. Non è molto efficace, perfetto. Non ho molte Pokéball. Ci provo, dai. Ci provo così, proprio a buffo. Ci stavo quasi per credere. Mamma mia, che bello, Fragortempo. Facciamo un altro po' di danni, allora, dai. Un altro paio di acqua di sale e ci siamo. Sì, deve ricaricarsi dopo Fragortempo, sì. È forte, ma gli fa perdere un turno. Ecco, a questo punto dovrebbe essere... Dovrebbe essere fortissima acqua di sale e mandarlo in range di kill. Aia, aia. Accidenti, Mamma mia! Con la Pokéball! Paraculo! Due caduti, solo due. Molto bene, con la Pokéball. Sono fiero di me. Non perché volessi catturarlo con la Pokéball, mi andava bene qualsiasi ball, ma... dato che ha la Pokéball è ancora più bello. Vediamo un po'. Pokémon Tempo, acciaio drago, bellissimo tipo il drago, l'acciaio un po' di meno. Ha il potere di controllare il tempo. Viene descritto nei miti della regione di Sinnoh come un'antica divinità. Chi ha creato Sinnoh? Ma vabbè, non è stato lui. Invia e Box rimarrà lì a marcire. Un bambino che ferma una calamità. Oh, Rowan, Link, non so come hai fatto. Sei stato semplicemente grandioso. Davvero, sei incredibile. In 60 anni non avevo mai visto niente di simile. Dall'ultima volta che ci siamo visti, il professore ha fatto un po' di ricerche. Era così preoccupato per te, Link, che ha deciso di venire fin qui. Sono così sollevata che tu stia bene.
Forza, andiamo a casa. Ma sarò io a decidere se andare a casa o meno. Nessuno ha il diritto di privare gli altri del loro futuro o del loro mondo. E infatti il mio futuro è andare a prendere una certa cosa che è qui dietro. Sapete? Adama Sfera, che è la sfera che serve appunto a Dialga. E solo Dialga, solo su Dialga ha effetto. Let's go. A questo punto, ragazzi, ragazze e amici non binari, l'episodio termina. Wow, c'è stata davvero tantissima carne al fuoco e la cattura di Dialga, quindi insomma uno dei punti più alti della serie in-game, poi post-game ci saranno delle cose. Quindi io vi ringrazio per aver seguito il video, in descrizione ovviamente vedete anche a schermo link per Instagram e Telegram. Se ancora non siete iscritti al canale fatelo e mi renderete molto felice. E ci vediamo ovviamente al prossimo video. Bye bye!